Sono 1.144 le persone risultate positive al coronavirus, più uno rispetto a ieri. I soggetti in quarantena sono 10.234. Da lunedì spostamenti liberi all'interno della regione. Dal 3 giugno ci si potrà spostare da una regione all'altra. Riapertura negozi, norme stringenti e pesanti sanzioni per chi non rispetta le regole. Emergenza rifiuti, interviene l'europarlamentare Laura Ferrara. La regione dovrà presentare un nuovo piano regionale con obiettivi di riciclaggio più ambiziosi e riduzione del numero di discariche. Tentavano di estorcere denaro ad alcuni commercianti e imprenditori di Trebisaccia in provincia di Cosenza. Due misure cautelari sono state seguite dai carabinieri. Gli indagati sarebbero responsabili anche di incendio e furto. Beni per un valore di 130.000 euro sono stati sequestrati a un imprenditore a Villa San Giovanni, ritenuto responsabile di una frode fiscale.